situato alle pendici dell'Etna, in una comunità immersa nell'incantevole fascino del luogo. Nella tranquillità e nella straordinaria bellezza delle sue tradizioni, si stende il territorio dell'affascinante cittadina di Mister Bianco. È collocato a due passi dalla città capoluogo di Catania, siamo a due passi dall'aeroporto, è collegato fra le due arterie principali, l'autostrada Messina-Siracusa e Catania-Palermo, quindi siamo ubicati in un centro felice, per questo si è sviluppata l'attività commerciale, questo è il punto principale. Accanto a questo abbiamo subito una trasformazione profonda sul piano urbanistico. Da comune di 15-18 mila abitanti fino agli anni 70, ora ci siamo sviluppati e siamo 50 mila abitanti. Mister Bianco è una città dalle antiche origini, con una storia ricca di fascino e di momenti tragici, come quello dell'11 marzo del 1669. Dopo numerosissime scosse di terremoto, un'enorme fessura alla base dell'Etna diede vita ad un fiume di lava che generò due grandi bracci che accerchiarono il paese di Mister Bianco e lo distrussero interamente. Del vecchio centro abitato fu risparmiato solamente il campanile della chiesa madre, o campanarazzo, come amano chiamarlo i Mister Bianchesi. Da un evento così catastrofico, la tenace comunità Mister Bianchese seppe rialzarsi, dando vita ad un nuovo centro abitato, sito più a valle. Oggi, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, è stato possibile recuperare il resto della chiesa di Campanarazzo, nella quale sono riapparsi, fra gli altri, antichi affreschi, resti di colonnati ed altari. Fortemente sentito dai Mister Bianchesi è il culto della Madonna degli Ammalati, festeggiata nel mese di settembre, che culmina la seconda domenica del mese, con la tradizionale cantata Occhiano. Un inno alla Madonna degli Ammalati, uno dei momenti più belli e gioiosi della festa. Con la riedificazione della nuova Mister Bianco venne costruita la nuova chiesa madre dedicata a Santa Maria delle Grazie. La bianca facciata venne realizzata in stile romanico utilizzando pietra di Priolo. La chiesa madre o la matrice, come amano nominarla i Mister Bianchesi, con le sue tre navate, la pianta a croce latina, è l'edificio di culto più grande di Mister Bianco, che suscita un forte interesse fra i visitatori. All'interno della cripta della chiesa è possibile soffermarsi e contemplare un affascinante e suggestivo museo d'arte sacra. Il centro storico della città è costituito da numerosi palazzi nobiliari, tra i quali spicca adiacente alla chiesa matrice il Palazzo del Senato cittadino. Tra le vie del centro abitato è possibile scorgere un edificio termale a servizio di una villa privata della fine del secondo inizi III secolo d.C. Numerosi sono gli eventi che si susseguono durante tutto l'anno,
ma per i mister bianchesi il carnevale è un evento imperdibile, molto atteso e sentito. Un'esplosione di divertimento avvolge le strade del centro storico, ammaliando i visitatori accorsi da tutta la Sicilia. Una tradizione di un passato recente, cominciata il giovedì antecedente a quello grasso, in cui le donne dei vari quartieri si riunivano nel pomeriggio per chiacchierare, spettegolare e mangiare insieme. La sera, indossando il dominò, una tunica con un mantello di raso nero, con una mascherina che le rendeva irriconoscibili, si recavano in piazza per il tradizionale ballo di carnevale, alla conquista dell'innamorato. Durante il giorno, spettacoli di piazza improvvisati, legati alla tradizione arcaica e contadina della burla e della celebrazione gastronomica, allietavano gli spettatori per le strade del paese. Dal dominò ai costumi più belli di Sicilia, l'evoluzione è stata lunga e travagliata. Negli anni 70 qualche sparuto gruppo mascherato cominciava a farsi vedere in giro e comparivano i primi carri scenografici corredati di luci, amplificazione e musiche latinoamericane. Negli anni 80 sono quelli delle prime sfilate spontanee e il carnevale muove i primi passi verso la sua odierna strutturazione. Dall'esigenza di dare continuità all'evento e di coinvolgere cittadini ed amici, nascono i primi gruppi che diventeranno, agli inizi degli anni 90, associazioni legalmente riconosciute. Attualmente sono 8 le associazioni in concorso per il Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia. Sto mare nostro, ogni ognuno ci ha posato un passo, di che colori è sto cielo vascio, siamo un bocciato cielo fa canniccio, e ogni atto mi dà una mina, magari chi sa male della zona, solo la cazza tocca corallina, sono un bocciato proprio della zona. Un passo di che colori è sto cielo vascio, siamo un mociato cielo cagannescio, e ogni appena la luna china, magari chi sa manale la zona, sono un occhiuzza bucca corallina, sono un mociato e non lo sei nattona, tu devi essere una forestera, ti lascio lui regina la corona. Manco
innamorata di che colori è l'uno sciocore che è coponato di mille bannari e ogni affine la poesia bruciata a mezza frasca la campia sono lo giuzzi dopo su tagliari e si taliu posso arrossecare cantare senza cucina canzona e darti di libetti la curu. Allestito in un antico opificio, rilevato negli anni passati dal comune, troviamo il Museo del Costume del Carnevale. Due aspetti un pochino ludichi, diciamo. Uno è sonica, una manifestazione di musicale dedicata ai gruppi giovanili che vengono da tutta la Sicilia e anche oltre, e qui dedichiamo tre giorni per dare loro possibilità di esprimersi e i gruppi che si caratterizzano verranno premiati. Qui sono passati tutti quelli nazionali che ora si vedono, sono venuti a Mister Bianco. Poi la cosa principale, anch'essa laica, è il carnevale. Il carnevale per noi, oramai da decenni, è un evento straordinario perché si mobilita tutta la società di Mister Bianco, perché si caratterizza per i costumi che indossano i nostri concittadini, le ragazze, i ragazzi, i giovani. Costumi straordinari, noi abbiamo una vecchia tradizione, si lavorava una volta al tombolo, si cuciva a mano e quindi questa tradizione l'abbiamo ripresa e ora la trasferiamo nella realizzazione di costumi splendidi. Il Carnevale di Mister Bianco coniuga una serie di saperi che hanno la loro radice in una tradizione ormai strutturata. Sostanzialmente il carnevale è il risultato di una serie di trasformazioni anche a carattere sociologico che hanno caratterizzato il territorio di Mister Bianco. 30 anni, 40 anni fa questo carnevale era impensabile. Quando si ballava in piazza con i domino, il carnevale probabilmente rappresentava l'unica occasione per poter uscire e socializzare. Poi ovviamente nel corso degli anni la tradizione si è andata perdendo e a quella si sono sostituite quelle dei gruppi mascherati che non erano organizzati nel modo in cui li avete visti sfilare in questi giorni, in questi anni.
Dietro questo carnevale si nasconde quindi anche una dinamica sociale che è evidente e agli occhi di tutti, ma soprattutto questo carnevale riesce a mantenere intatta una tradizione artigianale che ha nei nostri lavoratori del legno, del polistirolo, i suoi punti fondamentali. Dietro, tra l'altro, la bellezza dei nostri costumi, che non a caso sono i più belli di Sicilia, c'è una storia lunghissima di artigianato di altissimo livello. Mister Bianco, paese contadino nelle origini e nelle tradizioni, basava un tempo la sua economia principalmente sull'agricoltura. Ben organizzato ed allestito, Mister Bianco racconta delle sue origini nel Museo d'Arte Contadina. M'ha rubato sto cuore, sciuri di giardino. M'ha rubato sto cuore, con sto chiuzzi d'amore. Sono come un tesoro d'argento e oro fino. Li to carizzi, chiù dolci dove. Se una musica duci di voci e violino, è un canto che ho cori di sto. Mister Bianco è oggi una realtà importante grazie alla crescita del settore commerciale che ha trasformato l'economia, originariamente basata sull'agricoltura. La sua zona commerciale è il fiore e l'occhiello del centro etneo ed è diventata negli ultimi anni un'importante risorsa per lo sviluppo economico di tutto il territorio. Ci vuole del tempo e ci vuole la passione per servire al meglio la propria città. E quindi Mister Bianco è questa. Poi ci muoviamo perché vogliamo una città ordinata. Da un lato gli orologi, che noi abbiamo collocato in tutte le scuole e in tutte le piazze, perché il sud è fatto anche di sonno, di lentezza, di noncuranza del tempo, e invece noi abbiamo voluto richiamare l'attenzione di tutti, a partire dai giovani, per questo l'abbiamo collocato nelle scuole, l'importanza del tempo. L'orologio è il signore degli uomini perché misura la loro vita, dove questo messaggio è importante. Accanto a questo ci siamo mossi in diversi punti, ma quello che negli ultimi anni ci ha contraddistinto è la raccolta dei rifiuti. Abbiamo realizzato una raccolta porta a porta, abbiamo distribuito i contenitori in tutte le famiglie, abbiamo distribuito i sacchetti biocompostabili per l'umido, quello per la plastica, quello per la carta, e in 2 anni abbiamo raggiunto un traguardo straordinario. Abbiamo superato il 60% di raccolta differenziata. Molti gli interventi realizzati all'interno della cittadina dall'amministrazione comunale, quali lo splendido Auditorium Teatro, utilizzato durante tutto l'anno per eventi culturali molto apprezzati dalla cittadinanza. Mister Bianco è una città dotata di moderne ed attrezzate infrastrutture quali sale mediatiche, centro studi e biblioteche molto apprezzate dagli studenti. Una comunità impegnata, molto attenta a tutte le fasce d'età, dall'anziano ai più piccoli, che possono godere di molteplici parco giochi, campi da calcio e centri polifunzionali.
Un paesaggio rurale, adattato a molteplici attività sportive e sentieri che si prestano agli amanti della mountain bike e del downhill. Mister Bianco ha tante caratteristiche per essere visitato, ma il carnevale ne riveste una importante. Quello esistente ogni anno è il museo, che vale la pena di visitare perché davvero è una cosa unica e rara. Questo è quello che io dico a tutti. Mister Bianco non è un paese morto, non si piange addosso, vuole vivere con il proprio tempo e la propria gioia di essere presente. Fortemente legata alle sue antiche tradizioni, Mister Bianco è una meta dove vivere ed assaporare il calore di una Sicilia autentica.